Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a vedere i cambiamenti della season 18 di Apex Legend. Io sono stato in ferie adesso, sono stato via, non ho fatto streaming, però adesso ricominceremo a far streaming e riprenderemo col ciclo regolare dei video. E soprattutto dovremo impegnarci un pochino, perché se vogliamo riprendere il master nuovamente, a quanto pare non sarà più così semplice come lo era prima. Bando alle ciance, ciancio le bande, passiamo subito ai dettagli della nuova leggenda Revenant. È stato fatto un rework. Passiva, istinto di morte, evidenzia nemici visibili con poca salute nei paraggi, cammini più rapidamente in posizione abbassata e ti arrampichi più facilmente sui muri. Tattica, balzo d'ombra, scatti in avanti con forza, tieni premuto per raggiungere maggiori distanze. Questo sembra interessante e fa più da Revenant, visto che può arrampicarsi dove vuole, con la forza delle gambe svolerà in avanti, su, giù, da tutte le parti. Ultimate, forgia uno scudo di ombre che blocca danni diretti e si rigenera una volta distrutto. Le ombre che l'abilità tattica si ripristano con i KO. Sono curioso di provarlo. Aggiornamento anello. L'anello è stato modificato per tutte le mappe. Dimensione, danni, tempi di chiusura aggiornati, migliorare i ritmi delle fasi iniziali e intermedie della partita. Diamo un'occhiata. Dimensione anello. Allora, il raggio del primo anello è aumentato del 10% in ciascuna mappa, il che amplierà la superficie massima di circa il 20%. Nessuna modifica per gli anelli successivi. I danni. Danni aumentati del secondo anello da 3 a 4 per tocco. Che il secondo anello farà tanto male. Ridotti i danni del quarto anello da 20 a 15 per tocco. Vabbè. Leggi tutto quello che c'è da sapere sulla classificata. Questa è la cosa importante che volevamo dare un'occhiata. Meno male, perdi 75 punti se dalla ventesima alla quattordicesima posizione. Quindi buono, meno male. Allora, note sulla patch. Bilanciamento, armatura, punti richiesti per migliorare lo scudo aumentati da 150 a 200. Con lo scudo Evo da bianco a blu. Ah, ci vogliono 200 punti. Punti Evo per la creazione dei replicatori aumentati a 200 punti. Cioè, ci servono 200 punti per la creazione per orca. Quindi devi far danni e basta. Carica potenziata, munizioni per fora, scudi. No. Oh. Ok. Aspetta, metto gli scudi. Cioè, spara dritto, spara. Allora, non contate che io adesso sono tornato dalle ferie. Ok. Però... oh mio Dio, spara dritto sto coso, è OP. Oh mio Dio. Rotazione arma capsule assistenza, M-Lock raggiunto al bottino a terra. Rinculo mirina aumentato, danni ridotti a 22 prima 23, moltiplicatore ridotto a 1,75 prima 1,8. Comunque rimane una buona arma l'M-Lock. Ok, proviamo lui. L'Emlock è forte, però. Sì. Anche l'Emlock è buono. Prowler aggiunto alle capsule assistenza. Danni aumentati a 16, prima 15. Selettore di fuoco abilitato, impostato automaticamente su fuoco automatico. Bellissimo, è tornato il Prowler col fuoco automatico. Quello mi piaceva un sacco. Prowler col selettore. Ah! Oh mio Dio, il Prowler col selettore. Rielaborazione radius, ballistiche e proiettili aggiornati, hit scan rimosso, laser prefuoco rimosso, i proiettili, quindi non fa più boom. I proiettili perforano le leggende preservando l'80% dei danni, apre le porte, oddio, danni aumentano man mano che la distanza cresce, 50 metri 75, 300 metri 210 punti, nuovo meccanismo di carica, tieni premuto, proprio reworkato totalmente, nuovo meccanismo di carica, tieni premuto il grilletto per aumentare la carica, rilascia il grilletto per diminuire la carica, spara una volta raggiunto il 100% di carica, radius. Ok, oh mio Dio. Ok, vediamo una cosa del genere. Oddio.
Ok, faccio abbastanza pena. Ok, ok, ok. È sempre fortissimo, eh. Però, guarda. Aspetta un attimo, ci chiamano uno fermo. Si muovono tutti. Non esiste uno fermo. Quello. Guarda dove sto mirando. Ha proprio pelo pelo. E non lo becco. Ok. Questo è il mio menino preferito sul radius. Devi proprio beccarlo bene. Anche perché ha pelo pelo non... Tutti gli SMG. Aia. Moltiplicatore danni per colpo in testa ridotto a 1,25. Prima 1,5. No, non dirmi che distruggono gli SMG. È come il punto zero. Mi sembra che non abbia tanta differenza rispetto al coso. Come rinculo. Ce n'è un poco poco di più, ma nulla di che. Anzi, forse così è addirittura, sembra quasi meglio. Spitfire, aggiunte le canne per migliorare stabilità. Migliorato il rinculo con il mirino, leggermente migliorata la dispersione del tiro con il fuoco non mirato. Ok, un piccolo buff allo Spitfire. Mastiff, ridotta la dispersione del tiro. Ok, quindi, boh, vediamo, dovrebbe fare tecnicamente, se lo miri bene, meno volte 11. Ok, il Mastiff, anche da distante sembra buono. Munizioni per fora scudi, alternator e Peacekeeper col per fora scudi. Ok, il Peacekeeper sarà un must have, sicuro. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mamma mia. Il Peacekeeper, ragazzi, è veramente OP. Questo è sempre OP, il Nemesis. Il Nemesis è sempre troppo forte. Tempi di rigenerazione Ultimate. Bangalore, rombo di tuono, aggiornata 240 secondi invece che 60. Cioè, hanno aggiunto 60 secondi. GB hanno ridotto di 90 secondi. Il gibbo. Dai che vogliono far tornare il gibbo alla bolla. Horizon, buco nero, aumentato di 30 secondi. Bene. Cioè bene. Non per gli amanti di Horizon, purtroppo. Loba, boutique del mercato nero, aggiornato a 150 secondi invece che 120. Aia. Mad Maggie, palla demolitrice, aggiornata a 120 secondi. Prima ce l'aveva ogni 2 secondi praticamente, ogni 90. Pathfinder, zipline, aggiornata a 180 secondi invece che 120. Aia, no, povero Patty. Wraith, porta dimensionale, aggiornata a 180 secondi invece che 2,10. Buono. Buono, buono, dai che fanno tornare la verità invece. Sir, durata rallentamento ridotta a 0,5 secondi. Oh, dai che li distruggono anche il coso, rallentamento. Durata silenziamento ridotta a 8 secondi, prima 10. Velocità di attivazione aumentata a 1,4 secondi, prima 9. Dai che ci leviamo da maledetto Sir. Vabbè, controllo cosa serve? È solo per divertimento, nella modalità for fun, per divertimento, controllo, non serviva che andaste a toccare, a tocchignare, cioè, andava bene. Audio, risolto un problema raro per cui le animazioni non producevano effetti sonori, migliorata in base alla priorità all'organizzazione di alcuni suoni per movimenti nemici. Vedremo. Le transizioni dei movimenti non producono più effetti sonori duplicati. Ok. Stealth, l'indicatore di munizioni scarse ora appare solo quando le munizioni sono effettivamente quasi esaurite. Meno male che prima avevi tipo 60-80 munizioni e ti diceva munizioni scarse. Non è vero. P2020, risolto un problema che rendeva il primo colpo dell'arma molto impreciso col mirino. Ah, poligono di tiro francese. What?
Direi che queste sono le patch notes. Sono contento per il Seer, perché sapete che il mio odio per il Seer non morirà mai. Non mi hanno toccato la mia Ash. Direi che, ragazzi, si prospetta una bella season. Adesso pian piano andremo a fare le ranchettine. Ci sarà la classica scalata al Master, perché come ormai è dalla season 7 che facciamo il Master. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi su tutti i miei social, che trovate in link qua in descrizione. Lasciate un like e un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Il fischio per la bomba è un cecchino. Ah, cos'è quel danno? No, Fioi. Ma cos'è?